2013, siamo oramai a metà agosto, mancano solo 3 giorni a Ferragosto e benché sia forse ancora presto per fare delle valutazioni definitive, non ci si può trattenere dal chiedersi ma come sta andando la stagione turistica a Marina di Ravenna? A sentire gli albergatori è un disastro. Gli alberghi a Marina non sono pieni. Cosa penso? Penso che come al solito non si sappia organizzare cose e questo ormai non so più come dirlo. Non abbiamo gente, non abbiamo niente per incentivare le persone a venire a Marina di Ravenna. Agosto è stato un calo del 50%, quasi da luglio, abbiamo lavorato più a luglio. Ma dobbiamo considerare una cosa, perché abbiamo lavorato a luglio? Abbiamo lavorato a luglio perché io lavoro nel settore business. Penso che gli altri imprenditori, per quanto probabilmente stanno zitti, però quando hanno un attimo si lamentano tutti. Sono tutti arrabbiati, sono tutti incattiviti, perché arrabbiati non è più abbastanza, sono proprio incattiviti da questa situazione, da questo mal gestito a livello turistico che non c'è praticamente, perché gli asfalti fanno schifo, le piste ciclabili fanno schifo, i marciapiedi lasciamo perdere. La pineta non viene pulita e sistemata. Senti, prima hai citato appunto la tassa di soggiorno. I turisti o comunque i tuoi clienti hanno detto qualcuno si è lamentato, qualcuno ha detto qualcosa rispetto alla tassa di soggiorno oppure la cosa? Sono lamentati, hanno detto che siamo ridicoli. Ha detto ma chi è che ha messo la tassa di soggiorno qua? Ho detto il sindaco. Io dovrei pagare la tassa di soggiorno per venire dove, scusi? A Marina di Ravenna. A Ravenna. Che devo pagarmi anche l'autobus. Scusi? Ha detto, guardi, io non vengo mai più in questa città. Ho detto, mi dispiace, ho detto, ha ragione. Questo agosto 2013 potrebbe essere l'agosto più nero degli ultimi anni oppure, tutto sommato, è in un trend generale? Guarda, visto che sono arrabbiato ti potrei dire il più nero di tutto l'anno, ma visto che sono una persona sempre corretta e puntualizzo su quello che dico con delle prove certe e concrete, lo sapremo alla fine di agosto. Ora abbiamo un po' più di turisti. Abbiamo un po' più di turisti perché è la settimana di Ferragosto, ma sono clienti storici. Perché noi siamo rimasti in pochi a fare pensione completa, io faccio pensione completa, e ho dei clienti storici. Ma l'albergo non è pieno. Io per la notte di Ferragosto ho posto. Non ho molte parole. Sta andando un po' così. Adesso la stagione già da almeno per quanto riguarda noi da diversi anni che ad agosto si lavora poco, le prime 2 settimane di agosto è tutto incentrato sulle 3 notti di Ferragosto, 14, 15, 16, è già insomma diverso tempo che è così. In questa settimana avete quindi anche delle camere ancora libere? Noi stiamo lavorando ancora con chi è qui a Marina di Ravenna per lavoro. E quindi cerchiamo di, abbiamo ancora camere libere, cerchiamo di insomma portarci un po' avanti con le persone che sono qui per lavoro, perché il turista puro non c'è, ecco, sinceramente. Oltretutto chi faceva anni addietro 10 giorni alla settimana, adesso si contano sulla punta di neanche una mano, quindi è tutto incentrato sul fine settimana. Senta, quindi luglio è andato abbastanza bene proprio grazie al cliente business? Luglio è andato abbastanza bene grazie al cliente business e a un evento che è stato organizzato qui a Marina di Ravenna, che c'è stata una regata importante a livello nazionale e quindi internazionale e quindi ha tirato diciamo un po' su la sorte del mese di luglio. La tassa di soggiorno secondo lei influenza o no questo andamento negativo? La tassa di soggiorno è una gran scocciatura perché a tanti clienti viene lasciata come scontistica, come tipologia di sconto diciamo, e dopo ce la sobbarchiamo noi come sulla tariffa della camera effettuata. Quest'anno 2013 siamo partiti molto in salita perché maggio e giugno con l'andamento meteorologico che è andato particolarmente negativo non c'è stata partita, si è cominciati a lavorare, adesso i campeggi sono a completo, soprattutto queste 2 settimane, adesso vediamo
il finale di stagione, come nell'ultima settimana di agosto e soprattutto la prima di settembre, dove cominciano ad arrivare adesso nei contatti, prenotazioni, richieste, questo, quindi ce la giochiamo alla fine, vediamo, ecco, vediamo come chiudiamo. Non ci sono più quei numeri che c'erano 4, 5, 6 anni fa. I vostri, insomma, clienti, i vostri ospiti hanno commentato questa tassa di soggiorno oppure alla fine non è stato il problema che si credeva potesse essere? Non più di tanto, non più di tanto. Poi sarebbe meglio che non ci fosse, insomma, questo è fuori discussione. Sara Pietracci per Ravenna Web TV.